Bentornati amici, con l'appuntamento dei video horror del sabato. I filmati di oggi non sono solo spaventosi, ma hanno non so che di terrificante. Quindi mettiti pure comodo, amico mio. Ricordati sempre di iscriverti al mio canale per non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Un canale YouTube di nome Hola Bible alcuni anni fa ha caricato un video davvero spaventoso. Il ragazzo che ha caricato questo video su YouTube vive in una casa nell'Oregon, immersa nella foresta. Il ragazzo dice che da quando lui e la sua famiglia sono andati ad abitare in quella casa, in mezzo alla foresta, ogni notte sentirebbero degli strani rumori provenire dal profondo di quella foresta. Lo stesso ragazzo, una notte, decide di prendere la sua telecamera e di andare a controllare lui stesso per capire o scoprire cosa potrebbe essere a causare quegli strani suoni e quegli strani rumori. E questo è ciò che ha ripreso. Durante le sue ricerche nota alcuni movimenti in un cespuglio. Rivolgendo la torcia in quel punto, cattura questo strano essere dalle sembianze umane. Lo stesso sembra reagire alla luce, girando la testa e fissando il ragazzo. A quel punto il ragazzo rimane lì per qualche secondo, per poi fuggire via terrorizzato. Rivedendo le immagini, l'essere sembra avere una forma umana. La cosa strana è che è senza vestiti. A me ricorda un po' il personaggio del Signore degli Anelli, Gollum. Questa creatura l'ho visto già in altri video del paranormale ed è sempre stata ripresa nei boschi. Secondo voi cosa potrebbe essere? Un demone o un alieno? Lascio a voi l'ultima parola. Una coppia di giovani sposi ha caricato questo video nel 2020. È da un po' di tempo che i due si lamentano per degli strani fenomeni che accadrebbero proprio nel giardino di casa loro. Visto il continuo ripetersi di questi fenomeni strani, i ragazzi decidono di installare delle telecamere di sicurezza per riprendere tutto ciò che avviene nel giardino. Check this out. Watch in between the square. Mainly watch this spot right here. Dalle immagini si può notare che dal nulla appare un'ombra. Boom. Il problema è che non c'è nessuno lì che possa riflettere quell'ombra. Allo stesso tempo si nota una strana sfera luminosa che appare e poi scompare. Dopo qualche minuto però l'ombra scompare. Non c'è una spiegazione che si può dare per questo tipo di fenomeni. Posso dirvi che per esperienza personale quell'ombra è legata a quella sfera di luce. Non voglio scendere troppo nei dettagli, anche perché sarebbe complicato spiegarlo. Magari più in là farò un video riguardo a questo argomento. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate. Un'anziana signora lamenta degli strani fenomeni che si verificherebbero proprio dentro casa sua. Capita spesso di sentire voci e passi provenienti da alcune stanze della casa. Cosa molto strana, visto che l'unica inquilina di quella casa è proprio la signora. Per paura che magari qualche ladro potrebbe entrare, o potrebbe essere entrato, la donna decide di installare delle telecamere di sicurezza. E una notte, una telecamera riprende qualcosa che la donna non si sarebbe mai aspettata di vedere. Una strana creatura sembra che si materializzi nella stanza della donna. E in questa inquadratura si può notare la creatura passare velocemente vicino al letto della donna. Le immagini non sono molto chiare, quindi è difficile stabilire cosa potrebbe essere. Il prossimo filmato
mostra un ragazzo che dorme nella sua camera. Sembrerebbe che non ci sia nulla di strano, solo che allo scoccare della mezzanotte succede qualcosa di veramente inquietante. Mentre il ragazzo dorme tranquillamente nel suo letto, una forza invisibile sposta la sedia vicino alla scrivania. Dopo di ciò, tira via la coperta del ragazzo. Potrebbe anche non essere così spaventoso, ma immaginate se al posto di quel ragazzo ci foste voi. Immagino che la notte poi avreste qualche problema ad addormentarvi. L'ultimo filmato ha un non so che di spaventoso. Questa dolce ragazzina sta giocando con le sue due bambole. Questo tipo di bambole non ha nessun tipo di meccanismo che gli permette di muovere la testa, le braccia o le gambe. Quel giorno la piccola stava giocando con tutte e due le bambole. E rivolgendosi alla bambola nella mano sinistra, gli dice che è brutta ed è a quel punto che la bambola gira la testa verso la ragazzina, come per dire «Ce l'hai con me?». Da qui si può vedere la reazione della piccola, che si spaventa lanciando per aria tutte e due le bambole. Non credo che questo video sia un fake, anche perché la reazione della piccola sembra abbastanza spontanea. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Siamo arrivati alla fine, ragazzi. Il video finisce qui. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!